Sì, allora, in particolare, Le conseguenze dell'amore costa 2 milioni di euro, che è un budget medio-basso, direi, per un film italiano. Addirittura la sceneggiatura molto particolare, perché l'ho scritta in 4 giorni. La sceneggiatura è veramente molto molto solida. La televisione finanzia il cinema, ma dall'altro lato lo uccide con la sua programmazione, con i reality show, con il calcio, con... Parlavo proprio l'altro giorno con una persona che fa la programmazione per Mediaset del cinema e mi diceva che ha rischiato il licenziamento per aver programmato in prima serata un film italiano che ha fatto il 15% di share, che è considerato un disastro. Cioè, appunto, il discorso è questo. Finché si cede alla logica assoluta di quanta pubblicità potete mettere dentro un film, e allora i film dovranno essere contenitori di pubblicità, perciò proliferano le fiction. E il cinema cala. È triste, ma è così.